Un cordiale benvenuto a tutti i telespettatori. In apertura della nostra rubrica sportiva, la conferenza che si è svolta questo pomeriggio presso il centro sportivo di Castel Volturno. Il direttore sportivo Bigon ha infatti ufficialmente presentato alla stampa quelli che sono stati gli ultimi tre acquisti di questo mercato. Parliamo di El Kandourri, Mesto e Bruno Vini. Prima conferenza stampa per i tre ultimi acquisti del Napoli, Giandomenico Mesto, Omar El Kandourri e Bruno Vini. I tre azzurri arrivati a Napoli negli ultimi scampoli di calciomercato hanno partecipato questa mattina al tradizionale incontro di metà settimana con la stampa insieme al direttore sportivo Riccardo Bigon. Il DS ha sottolineato come i tre neoarrivi siano in linea con la strategia societaria che punta a rinforzare il gruppo a disposizione di mister Mazzarri con giocatori già affermati e giovani di prospettiva. È una conferma di quello che già da qualche anno stiamo portando avanti come strategia di mercato, cioè quello di inserire ogni anno qualche giovane nel gruppo e allo stesso tempo puntellare, le esigenze tecniche che l'allenatore ci sottolinea con calciatori anche già di affidabilità e sicurezza per quello che hanno dimostrato nella carriera. Quindi, non posso che confermare quello che hai detto e loro tre rappresentano appunto un altro tassello verso questo obiettivo che comunque abbiamo sempre portato avanti. Si presenta come il nuovo Zidane, l'ex bresciano El Kandourri, ma il talentuoso centrocampista sa di doversi guadagnare sul campo la fiducia del mister. Ho appena iniziato, ho ancora tutto da dimostrare. Ovvio che fanno piacere i paragoni, però per il momento preferisco non essere paragonato a questi due giocatori. Chi la fiducia di Mazzarri già ce l'ha è Mesto, allenato dal tecnico toscano durante la miracolosa salvezza conquistata con la Regina. L'inserimento, come diceva Bruno, è stato davvero ottimo, dal mio punto di vista anche facile, ho ritrovato tanti ragazzi che conoscevo già, con i quali alcuni ho giocato insieme, con alcuni abbiamo giocato tante volte contro ed è stato veramente un inserimento assolutamente facile, come dicevo, rapido e credo sia importantissimo. E la stessa cosa vale poi in campo, un gruppo dove ci sono veramente dei grandissimi giocatori e quindi questo non fa altro che stimolarmi ogni allenamento, ogni esercitazione a dare il massimo e mi fa sentire bene appunto anche se ho 30 anni. Dal futuro assicurato, almeno per gli esperti, il difensore brasiliano Bruno Vini, che però rifiuta paragoni con il suo connazionale Lucio. Sei fase Ma molto quello che mi bene sento ora che è di far io bene, orai prima giocare, forge allenarmi bene giorno dopo lo giorno. Ogni giagia giorno per me, in fondo, per è me una io prova. considero Poi questo cadagia è una il prova, calcio, secondo la mia ma interpretazione. mesmo che Dare il non meglio fossi e cercare di lavorare al sopra le meglio ogni condizioni, giorno. sono Poi la decisione Riccardo, ovviamente è quella potete del club, bo, è per il quella mio del calcio mister, è ma per ora non ci penso. C'è tanta opportunità, possibilità di farmi stiamo vedere to e poi se hanno bisogno trabalhando di no me o meno sarò melhor comunque nella dia a stessa dia forma, aqui cercherò di lavorare alla stessa e maniera. depois isso vai ser uma decisão do clube, uma decisão do treinador, não. Gli azzurri scenderanno in campo domenica alle ore 15 contro il Parma presso lo stadio San Paolo e fortunatamente grazie alla frenetica attività dell'amministrazione comunale insieme al Calcio Napoli sembrerebbe che le disastrose condizioni del manto erboso dell'impianto siano in netto miglioramento. Ma a tal proposito ascoltiamo l'opinione dell'assessore allo sport del Comune di Napoli, Giuseppina Tommaselli. Proprio stamattina ho avuto la notizia che mentre si era cominciato solamente a rizzollare le aree di rigore, si farà il rizzollamento di tutto il campo. Quindi siamo certi che per domenica avremo un campo in ottime condizioni, un manto erboso all'altezza della squadra che ha fatto un grande, è partita con un grande slancio e merita un manto erboso all'altezza.
certezza, perché l'altra volta abbiamo visto una bella squadra con un Van der Bosso che non faceva bene, non piaceva, ed eravamo anche preoccupati, perché è evidente che su un campo così è a rischio anche l'incolumità dei calciatori. Invece c'è stato subito l'intervento, la società Calcio Napoli è intervenuta, ha fatto sta facendo in queste ore questo rizzolamento. Ci auguriamo che possiamo anche noi come comune in breve tempo mettere mano a quest'altra all'impianto, perché ovviamente ci rendiamo conto di queste. Io come donna innanzitutto sono profondamente rammaricata. Noi abbiamo i bagni che non funzionano, che per vari motivi di infiltrazioni io ho dovuto chiudere, e mi piacerebbe riaggiustarli subito. Per fare questo abbiamo una difficoltà economica e mi auguro che a breve riusciamo a trovare l'intesa abbiamo già trovata, ma a breve riusciamo ad avere i fondi per mettere mano a questa parte, perché non vogliamo assolutamente, ci stanno a cuore le gambe dei calciatori, ma ci sta ancora anche a cuore anche il decoro e la dignità dei tifosi, per cui la prima cosa sono i bagni e sono il certificato antincendio che pure la prefettura ci chiede, e quindi abbiamo necessità assolutamente di fare un po' di restyling sul San Paolo. La gara di domenica tra Napoli e Parma sarà una sfida che non si giocherà, che non sarà sentita soltanto sul campo, ma anche forse e soprattutto in panchina, tra i due allenatori Roberto Donadoni e Walter Mazzari, che in qualche modo simboleggiano il passato e il presente della squadra azzurra. La sfida è ancora aperta, la ferita ancora bagnata di sangue. Donadoni contro Mazzarri, il passato contro il presente del Napoli. I loro destini si incrociano ancora e, come la tradizione oramai, a far rumore prima ancora dei risultati in campo sono le loro parole in conferenza stampa. E pensare che i due sono personaggi diametralmente opposti. Walter, notoriamente schietto e diretto. Roberto, solitamente più schivo e taciturno. Nella settimana che precede Napoli-Parma, però, si riaccendono antichi malumori e si riscoprono quelle vecchie ruggini che si portano dietro da quel 6 ottobre 2009, data nella quale Mazzarri subentrò proprio a Donadoni alla guida della squadra del Napoli. Da allora è stato un susseguirsi di frecciatine, punzecchiature e continue allusioni. A dire il vero, quasi tutte partite da Donadoni, ma nessuna di esse lasciata inascoltata dall'attento Mazzarri, uno che, per tradizione, non si tira mai indietro quando c'è da rispondere per le rime. Domenica, alle 15 al San Paolo, sarà anche la loro sfida. Donadoni non ha perso l'occasione per ribadire quanto gli interessi vincere sempre, ed in particolar modo vincere contro il Napoli. Mazzarri non ha la minima intenzione di far avverare le aspettative del collega rivale, tanto più che i suoi azzurri lottano a pieno titolo per tenere salda la testa della classifica dopo i due brillanti successi pre-sosta. Occhio allora alle sorprese tenute in serbo da Donadoni, che proprio a Napoli potrebbe lanciare per la prima volta in campo Amaury, attaccante ancora alla ricerca di se stesso ed il cui calvario calcistico continua ad essere tormentato da infortuni su infortuni. Potrebbe anche essere il giorno di Ignazio Fidelef, ex di turno, che proprio la settimana scorsa è andato addirittura in gol nell'amichevole contro la Sampdoria allenata da Ferrara. Altri destini che ritornano ad incrociarsi, così come quelli di Mazzarri e Donadoni, ai quali, forse, potrebbe bastare un risultato sul campo per mettere a tacere le tante troppe voci della vigilia, o quantomeno riporle in soffitta, almeno fino alla loro prossima sfida. Napoli nel cuore per quest'oggi giunge al termine. Io vi informo che potete rivedere la puntata questa sera su GT Channel, canale 667 del Digitale Terrestre. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento.